Cavalli al passo per mettere da parte ogni timore e pregiudizio. Facciamo questo esperimento all'età di 75 anni. Una ventina gli atleti, alcuni alla prima esperienza, che si sono cimentati nell'equitazione paralimpica, che sarebbe meglio definire equitazione adattata. I principi sono gli stessi, solo che cerchiamo di utilizzare delle attrezzature o delle tecniche particolari per far sì che il cavallo riesca comunque a percepire quello che gli si richiede. Notevoli benefici per le persone diversamente abili. Il movimento del cavallo è un movimento che abbiamo studiato, aiuta molto sia la riabilitazione per casi in cui c'è necessità proprio di riabilitazione al movimento, e sia il suo andamento, per esempio all'andatura del passo, che è ondulatorio, incide positivamente proprio sull'attività motoria della persona. Questo progetto nello specifico è rivolto a chi ha avuto un incidente sul lavoro. Reinserire dal punto di vista relazionale e sportivo i disabili da lavoro. Equitazione che va anche oltre gli ostacoli visivi. Si riesce a sopperire al discorso visivo con il discorso sonoro. Equitazione paralimpica promossa dal connubio tra INAIL e Comitato Italiano Paralimpico. E oltre all'attività sportiva c'è la relazione uomo-cavallo che veramente, insomma, è affascinante, offre veramente tante prospettive valide. Benefici che appaiono immediati. È un'esperienza da fare, perché soprattutto qua interagisci con un altro essere umano che è il cavallo. Io invece tutti gli altri sport che ho fatto sono solo io a dover dire alla bicicletta la direzione, gli sci a come voglio affrontare le curve. Quando sono salita sono stata un po'... ero un po' tesa e loro mi hanno detto: stati tranquilla che andrà tutto bene. Infatti è andato tutto bene. Sono contentissima di questa esperienza nuova che ho fatto oggi.